Ciao a tutti ragazzi, io sono lui e come vedete mi trovo in Egitto, in trappola, già perché sono venuto fin qui dal presente per salvare Sophie, che come nel nostro film, Back to the Film, Persi nel Tempo, è finalmente disponibile in DVD e in digitale, si è persa in Egitto, è ritornata indietro nel tempo proprio a causa della clessidra e quindi adesso lei è in questo mega tempio e crede di essere la regina d'Egitto, solo che se nel film mi ha riconosciuto subito e si è ricordata chi fossi, questa volta non si ricorda proprio niente, non si ricorda che lei è Sophie, che è una youtuber e che io sono il suo fidanzato e che insieme siamo in me contro te. Bene, non si ricorda nulla e per di più, come se non bastasse, crede di essere amica di Viperiana. Di Viperiana, avete capito? La persona più cattiva e spregevole del mondo, che lei vuole soltanto distruggerci e annientarci. E io adesso mi trovo nascosto dietro questo mausoleo perché ho visto passare Sophie e ripassare da qui, ma non so dove è andata, perché voleva chiamare Viperiana per farmi catturare. Io, il suo fidanzato, che sono venuto fin qui per salvarla, invece finirò arrostito sulla lava. Ora, se i miei calcoli non sono sbagliati, Sophie è andata in quella direzione. Dovrebbe essere andata di lì. E lì ci sono le scale per uscire. Quindi non posso uscire dalle scale. Ma dovremmo trovare un'altra uscita. Un'uscita secondaria che sicuramente in un palazzo così grande ci sarà. Proviamo ad entrare nel palazzo senza farci vedere da nessuno e vediamo che cavolo succede. Ok, capobanga. Oh, la spacca. Sto entrando. Sto entrando. Questo posto è veramente tetro. Intanto mi nascondo dietro questo muro. Non vorrei che Sophie compaia da un momento all'altro. Al centro della sala c'è una statua gigante. Sarà la statua di un qualche dio egiziano o qualcosa del genere. Forse un guardiano o qualcosa che protegge l'oro. C'è altro oro lì. Oro, soldi, ma è bellissimo. Sono ricco, sono ricco. Non perdiamo la concentrazione. Sono lui l'esploratore e sono venuto fin qui in Egitto per salvare Sophie. La devo salvare, la mia fidanzata. La porterò in braccio nel presente. Solo che qui non vedo nessuna uscita. Vedo soltanto questa statuona gigantona con questa mega spada. Forse di qua? Sì, ma c'è un laser. Questo laser mi preoccupa un tantino. Non vorrei che sia un qualche allarme, quindi devo cercare di non toccarlo. Ok. Salvato. Cosa? C'è qualcuno lì in fondo nella sala. Io, Viperiana, sacerdotessa del dio Anubi, penso che questo trono è solo mio e non permetterò mai a nessuno di impossessarsene. Neanche quella stupida Sophie. Oh, sono Sophie, sono Sophie, vengo dal futuro. Ma chi ti crede? Chi ti crede? Nessuno. Anzi, tu, stupida Sophie, credi a me? Oh no ragazzi, riconosco quella voce e mi sembra tanto la voce di Viperiana, la nostra nuova acerrima nemica. Poi cosa dice? Non si capisce bene da qui, sono troppo lontano. Mi devo avvicinare, però senza farmi vedere, altrimenti sarebbe la fine. Provate ad avvicinarmi adesso che è girata. Ok, ok, aiuto, aiuto. E tu, schiavo, cosa ne pensi? Ops, non mi ricordavo più. Ti ho immobilizzato. Prima ti davi tante aree, un po' come quella Sophie. E poi, grazie al mio incantesimo, adesso ti ho bloccato. E tu sei soltanto un'inutile statua. Quella lì farà questa fine. Così impara a sentirsi chissà chi. Ti dà tante aree, sono una fata, il mio fidanzato è lui. Ma chi se ne frega? Io ti permetto di stare qui nel mio regno soltanto affinché tu mi porti anche lui. Dopodiché vi farò bere una bellissima pozione e voi diventerete delle statue proprio come quelle che sono qui dentro questa stanza. Ma state sentendo? State sentendo, cavolo, io devo scappare. Cioè, sono veramente nei guai. Intanto queste che io credevo fossero delle normali e semplici statue, in realtà sono degli schiavi che lei ha trasformato in statue. Perché magari si sono comportati male con lei o perché hanno provato a rubare l'oro. Io ho rubato l'oro e quindi potrei fare questa fine. E poi è malefica, sta progettando di uccidere sia me che Sophie. Il potere assoluto d'Egitto sarà mio. Sarà mio tutto l'oro. Saranno miei tutti i diamanti. E perché no, sarà mio tutto il deserto. La magia che mi hanno dato gli dèi è tutta per me. E nessuno potrà osare rubarmela, neanche Sophie. Lei, stupidotta, pensa che questi tre troni siano per me, per lei e per il suo dolce fidanzato. Certo, come no?
se lo può sognare. Oh cavolo, sono spacciato, è la fine, è la fine, è la fine. Devo assolutamente trovare Sofì. Lei è l'unica che può fermare Viperiana e soprattutto è l'unica che deve fuggire a gambe levate, non deve rimanere qui. Lei che continua a pensare che è diventata la regina d'Egitto. Ma che regina d'Egitto? Farà la fine mia e di tutte queste statue, ovvero... fritti. Ma per il mio piano occorre che io sia una brava attrice, perché io devo fingere di essere un'amica di Sofì, devo farle credere che siamo migliori amiche, che io le voglio bene, che farei di tutto per lei. Sì, certo, le dovrò far credere che tutto fila liscio, andremo a fare ancora dei trattamenti di bellezza insieme, ci divertiremo a vedere gli spettacoli dei coccodrilli e poi andremo a farci fare dei profumi tra amiche. Ma lei non sa del piano male dico che io sto progettando. No, ragazzi, questa qui è la stanza dell'oro. Infatti, come vedete, c'è tutto l'oro a terra e ovviamente Viperiana si trova qui. Io non so che fare, se scappare da qui, magari c'è un'uscita sul retro, oppure scappare dall'entrata principale. Aiuto, provo a nascondermi da qua. Vediamo, non mi devo far vedere. Cosa ho visto? Cos'è stato quel rumore? Shh. Ho intravisto qualcosa. Se solo voi state poteste parlare. Ormai per voi la parola è soltanto un ricordo. Vi ricordate quando prima parlavate, stupide statue? Adesso siete immobilizzate, non potete più dire nulla. Molto meglio così, perché ricevate soltanto delle inutili sciocchezze. Ok, ok, ragazzi, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Sono dietro Viperiana. Fatemi controllare se qui c'è un modo per uscire, cavolo. Se c'è una qualche botola o un mattone segreto che è come nei film, lo premi, si apre e puoi uscire. Invece non c'è niente, cavolo, sono in trappola e le statue qui sono gigantesche, non ci si può neanche arrampicare. Ora mi devo esercitare per quella stupida canzone che quella stupida Sofì vuole che cantiamo insieme. Sofì e Viperiana, siamo amiche per la pelle, sì come no. E poi insieme faremo tante cose, saremo le regine d'Egitto insieme a quello stupido lui. Assolutamente non va bene, non va bene. Ragazzi, è sempre peggio. E Viperiana che canta, ve lo immaginate? I miei timpani stanno per esplodere. E poi insieme faremo tante cose divertenti. Sono una bravissima cantante. Oh, inchinatevi tutti i miei sudditi. E poi dovrò prendere quegli oggetti magici di cui parlava lei. Ok, devo provare a distrarla. Magari posso usare una delle monete d'oro che ho in tasca. Ok, la prendo e la lancio via. Vai! Cos'è stato? Cos'è stato quel rumore? Ho sentito qualcosa che proveniva da qui, dietro il mio trono! Via, è il momento di fuggire! Ehi, tu chi sei? Prigionatelo! Non mi posso far vedere se mi riconosci, sono finito! Via di qua, via di qua, via di qua, via di qua! Dove vado? Dove vado? Ti troverò! Forse non mi sta seguendo. Non mi sta seguendo, mi sta seguendo! Ok, devo scappare, devo correre! Potrebbe essere la fine! Non mi ha visto, non mi ha visto, non mi ha visto, non mi ha visto. Io, Viperiana, guarda che vinco su tutti. Oh, non mi ha visto. Chiunque tu sia, ti raggiungerò. Devo correre, devo correre. Oh, cavolo, ma qui non ci sono le scale. Viperiana, o mi butto? Viperiana, o mi butto? Addio! Ah! Dove è finito? Dove è andato a finire quello stupido che voleva impossessarsi del mio trono? Qui comando io. Ok, ragazzi. Forse ha funzionato. Non mi vede. Sono riuscita a scappare. Sì, non ci posso credere. Ce l'ho fatta. Ora devo trovare un posto dove nascondermi e soprattutto dobbiamo trovare Sofì, perché lei è l'unica che può fermare Viperiana e soprattutto che può tornare con me nel presente. Ma comunque per oggi è tutto. Continuate a seguire le nostre avventure perché ne vedremo veramente delle belle. E noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!